Buongiorno a tutti da Arduino Scrinato, yourforex.com, tradingfinanziarioprofessionale.com e quest'oggi un video che può aiutare tutte le persone che vogliono fare trading a pianificare la propria settimana nel migliore dei modi. Come vedete qui ho la piattaforma di IG che mi dà la possibilità di avere tutti i mercati più importanti e non solo a disposizione. In questo caso mi sono andato a inserire nella mia schermata alcuni dei mercati che seguo di più, quindi alcune coppie di valute, l'indice DAX e l'indice italiano, e vorrei mostrarvi con uno o due esempi come potremmo andare a pianificare o come si potrebbe essere pianificata una settimana di trading direttamente, per esempio, sulla coppia sterlina-dollaro. Vedete che sono su un grafico giornaliero e per fare questa pianificazione la cosa più interessante è quella di andare a spostarsi, a switcharsi su un grafico settimanale, quindi andare a prendere un grafico settimanale e in questo grafico, ovviamente, tra l'altro anche molto interessante perché si trova in una situazione molto di trend, andare a segnare tutti i punti di swing, cioè swing high e swing low. Cosa significa? Significa che io andrò a prendere con la mia linea orizzontale tutti i punti, vedete, in questo caso parto dal grafico ovviamente da sinistra a destra, in questo caso di minimo, poi prenderò la mia linea e andrò a vedere qual è il massimo precedente che è in corrispondenza con questo livello, quindi potrò andarmi a segnare questo livello come area. Dopodiché mi segnerò il primo punto dove il mercato, dopo il forte movimento, ha fatto swing, quindi mi segnerò questo punto. Poi andrò a vedere il mercato cosa fa, cosa ha fatto subito successivamente con il prossimo swing dopo la rottura, che è ovviamente questo massimo, e anche questo massimo lo andrò a segnare. Dopodiché ancora boom, il mercato è andato al rialzo, ha fatto un nuovo swing e ancora anche questo andrò a segnarlo. E ancora vedete che nell'ultimo periodo il mercato ha rialzato e ha fatto un nuovo swing e quindi anche in questo caso andrò a segnarlo in questo modo. Cosa faccio? Ovviamente in questo caso ho segnato tutta una situazione di medio-lungo periodo che mi permette di avere i livelli più importanti di prezzo dove il mercato ha toccato, per cui il mercato, essendo il mercato si ricorda tutto, quindi cercherò di trovare nella mia daily routine della settimana dei punti di entrata su questi livelli. E come faccio? Andiamo a vedere ovviamente il grafico giornaliero, quindi ovviamente poi noi andremo a operare su un grafico giornaliero e mi accorgo che i punti che ho segnato sono i punti, in questo caso ovviamente il primo punto diventa l'area che è qui, quindi appena sotto 1,69, 1,6880, diventa l'area più importante. L'area più importante per cosa? Per cercare dei segnali di allungo. Quindi la pianificazione della settimana può avvenire tranquillamente facendo che cosa? Ovviamente andando a segnarsi questo massimo che diventa un massimo importante. Infatti vedete che il mercato si ricorda che in questo punto c'è stato un arrivo precedente e una discesa e quindi difficilmente subito il mercato può correre al rialzo su questo livello. È possibile, ma è più difficile. E quindi cosa ci aspettiamo? Ovviamente noi non andremo short, quindi non cercheremo di vendere la coppia per cercare un'inversione, perché per il momento il mercato ci sta dicendo che inversione non è. Ma cercheremo dei segnali di allungo su ritracciamenti, su pullback di prezzo direttamente sul livello che sul settimanale ovviamente abbiamo trovato essere un livello molto importante, un swing high che può aver diciamo un'importanza rilevante nel prossimo futuro e quindi può anche rilevarsi un ottimo punto di entrata per un setup di price action long. Nella rubrica troveremo anche tutti i vari setup di price action
e quindi col tempo riusciremo a capire esattamente dove si può entrare e quindi qual è il trigger che mi dà appunto la conferma per entrare. Nel frattempo, l'importante è riuscire a pianificarsi la settimana e quindi non arrivare impreparati a una situazione che può essere molto interessante nell'ottica di negoziare quel mercato short o long. Quindi, in questo caso abbiamo questo fortissimo movimento al rialzo, quello che mi aspetterò oggi è venerdì pomeriggio, quindi l'analisi settimanale, diciamo, tra virgolette, si può già fare. A fine settimana si fa questa analisi, la settimana successiva abbiamo la possibilità di capire meglio questo mercato perché opereremo e quindi ci siamo dati una regola, opereremo in questo mercato esclusivamente se questo mercato ritraccerà al ribasso e andrà su questo livello e qui ci formerà un segnale di price action per acquisto. Spero di essere stato utile con questo mini video formativo di diciamo preparazione della settimana di trading. Vi auguro un buon trading simple a tutti da Arduino Schenato e a Forex. Ciao a tutti.